Buongiorno, mi scusi, senta, scusi, cosa ne pensa delle tasse? I tasse? Sì. I tasse o i tasse? No, le tasse, cosa ne pensa delle tasse? Ah, ma prima mi arrivavo a 6.000 euro. Sì. Non ne pagavo e diventavo 12.000. Sì. Poi 20.000 e poi diventavo quanti 4.000 euro. E quindi che qua li paga, giusto? No, li sminchia tutti questi piccioli vale. E abbiamo subito all'impasse. Ah, sì. Si sente qua, si... Prima è arrivato 6, poi 12 e poi 24. C'è se... Ma io tutti questi soldi vado, dice sì, qua è scritto, cioè, se facciamo 12.000 euro l'uno e vediamo quello che si può fare, dice ma lei le deve dare, per parola voi me ne date 12.000, 12.000 vi devo dare e fa 24.000. Okay. Poi quando prendo la pensione a 70 anni, 80 anni, quando sarà? Se la prendi? Vi tenete 50 euro al mese. E che te ne ho detto lei? Dice non si può fare. E quindi che fa? Non paghi o paghi? No, ci sono allora... Ma tu vuoi pagare? No, le ho buttate lì davanti all'impas! Che se non mi mandate più queste cose! Ah, sta quindi diciamo tu non vuoi pagare! No, ce l'ho buttate lì davanti! La volontà ce l'hai di pagare, solo che non vuoi pagare! Sì, io faccio quelle per mangiare, 5 melanzane un euro! Oppure per esempio una mozzarella alle 10, un pantalone 2 euro a questo signore che è cliente mio! Ok! E mi compro per esempio... una mozzarella, io ho comprato 10 euro di carne a San Giuseppe Iata, carne speciale però, macellata, ce l'ho però oramai c'è l'intervista, lei mi viene a dire ce l'ho, ci scambiamo a questa se no, prima buone sono, vedi, buone, vedi, sono quasi, ancora io mi porto i soldi e ce lo devo scambiare agli altri. Io ancora non mi ha scanciato niente, già mi fanno tutti i piccoli cattivi, lei c'è 5. Dai, tutti i cattivi in tarissa. Quindi in sostanza quell'appello ci facciamo allo Stato, lo dobbiamo pagare o non dobbiamo pagare questo? No! Non si pagano queste cose, se no non puoi mangiare più! Non ti dare niente! Quindi pure... no, allora! Arriva pure a Rai! Maria! Io mi vedo canale 5, Italia 1, ma arriva a Rai il 345, ma sono pazzo, l'ho preso e l'ho strappato, perché se la paghi la prima volta, la pagano sempre, non la pagano mai, mai, perché se c'è la prima volta i soldi, dici allora c'hai i soldi, se tu non ce la paghi sempre, loro sciupano la cattenuta. Quindi tu che consiglio stai dando agli italiani? Non pagare niente, niente, vedi. Tu quello che mangi, quel che mangi, e... qualche cosa ci compri un giocattolo a bambino, fa sbagliare a tua moglie, ti ha portato a mondello, ti ha affitto una cabina. Ma di pagare niente, non ti no, se non manco ti puoi affittare una cabina, una cosa per il mare per giocare i bambini. Allora, non pagare mai! Il messaggio è stato chiaro, dallo Zen è tutto. Mai pagare le tasse, la luce andare. Però sì, se no te la tagliano. La luce, l'acqua, il telefono, quindi questo luce, acqua sì. E telefono, ma le tasse... No! Quelle sono male! Argomento diciamo che non dobbiamo come toccare. No, io ci ho venduto un pantalone 2 euro, chi ti vanno 24.000 euro? Abbiamo 12.000 pari pantalone! Non si può fare! Ma quando vieni 12.000 pari pantalone? Ci vuole un fuicone grande! E hai un fuiconcino! Ho capito! Ha detto, penso di essere stato chiaro, grazie di tutto! Una buona giornata, ma lo zen a tutti gli amici! Una buona giornata, ciao!